Francesca Chillemi e Chan Yamana, ospiti di Silvia Tofanina Verissimo, hanno presentato la fiction Viola come il mare. Ricordiamo che andrà in onda a partire dal 30 di settembre su Canale 5 per 6 prime serate. I due attori hanno girato i 12 episodi tra Roma e Palermo. C'è un forte affiatamento tra di loro che ha generato non pochi gossip, ma che hanno ignorato tranquillamente. Una intervista divertente, giocosa, ma non sono mancati momenti di commozione, come quando lei stava parlando della figlia Rania ed è scesa qualche lacrima. Ecco allora che Gian le ha passato prima un fazzoletto, poi un bicchiere d'acqua. Trucco lo chiamiamo, ha aggiunto scherzando. Francesca, rivolgendosi alla padrona di casa, dice: bello parlare di cose serie con lui, vero? Insomma, si scherza. La Chillemi ha poi spiegato che Yaman si diverte a farla arrabbiare, che gioca a stuzzicarla, forse perché lo fanno i loro due personaggi nella fiction e loro sono ancora nei loro panni. Insomma, una grande complicità tra di loro che è stata anche interpretata da alcuni utenti come un vero flirtare dalla Toffanin. In realtà fa parte anche un po' del gioco pubblicitario per la fiction che non mancheremo certo di seguire.